immediate ed efficaci. Così dovrebbero essere le misure per eliminare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù moderna e al traffico di esseri umani. Almeno secondo l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che in questo modo fissa uno dei target più facili da centrare per l'Umbria nel percorso di avvicinamento agli obiettivi dell'ottavo goal, quello dedicato al lavoro dignitoso e alla crescita economica. Un punto strategico da segnare, ma che prevede molte altre azioni, decisamente meno semplici, da mettere a terra. Come ad esempio quella che chiede di dividere e separare la crescita economica dal degrado ambientale seguendo i programmi europei su consumo e produzioni sostenibili. Si dovrebbe fare di più e meglio con meno, aumentare il benessere legato alle attività economiche, ridurre l'impiego di risorse, il degrado e l'inquinamento, migliorando pure la qualità della vita. Un menù ambizioso, che richiede di mettere ai fornelli imprese, consumatori, politici, ricercatori, scienziati, rivenditori e mezzi di comunicazione. Ma l'Umbria sarà pronta ad affrontare questa sfida? Questo è 2030, fare meglio con meno, un podcast di Marco Paganini. Inseguire la crescita e il benessere economico senza per questo inquinare e compromettere l'ambiente. Una questione che si pone più o meno dalla prima rivoluzione industriale e soprattutto da quando le sue conseguenze sull'ecosistema sono diventate tangibili quanto nefaste. Tangibili come le ingombranti presenze di fabbriche, impianti e capannoni che puntellano il territorio, con un impatto anche visivo piuttosto forte. Se infatti il loro effetto sulla qualità dell'aria può essere difficile da percepire, il loro impatto paesaggistico non lascia spazio all'immaginazione. Come se tra produzione e ambiente, tra paesaggio e PIL, non potesse mai esserci una mediazione, se non al ribasso. Sono talmente rari i casi di capannoni ben costruiti o vagamente mimetizzati con l'ambiente circostante da risultare infrequenti come camaleonti bianchi. Eppure non è impossibile, ed esistono esempi virtuosi di imprenditori che hanno investito parte dei loro rilevanti profitti per abbattere vecchie strutture impattanti, mettendo al primo posto la compatibilità delle proprie attività con il territorio che le ospita. Fare di più e meglio con meno, ci chiede l'ONU in vista della scadenza 2030. Uno slogan che però in Umbria sembra diventato fare meno meglio, nella valutazione dell'impatto delle costruzioni civili e produttive su pianure e colline, un tempo ben più verdi. Lo chiamano consumo del suolo ed è un processo di degrado quasi sempre irreversibile che a parole tutti vogliono fermare e che andrebbe combattuto, anche perché altrimenti gli effetti delle alluvioni si moltiplicano per 10. Ma l'idea di sviluppo che emerge da un volo sull'Umbria ci racconta una storia differente, di capannoni per mercati e centri commerciali che prevalgono e si espandono, suscitando raramente commenti ammirati sulla loro qualità architettonica. La rilevazione nazionale sul consumo di suolo è chiara. Dal 2012 al 2021 le aree cementificate e asfaltate della regione sono aumentate di oltre 1000 ettari, tutti concentrati in collina e in pianura e nei centri urbani più grandi. Un risultato degno di nota e non in senso buono, ingiustificabile con ragioni demografiche, visto che il numero degli abitanti nel frattempo ha fatto segnare un meno 20.000. Un impoverimento ambientale e paesaggistico a cui si somma, anzi si continua a sottrarre, la perdita di risorse umane descritta dagli ultimi dati Istat. Nei primi due decenni del nuovo millennio, gli umbri che espatriano e trasferiscono la propria residenza all'estero sono aumentati di oltre 8 volte.
passando da 357 a 2700 nel 2020. Si tratta soprattutto di giovani che cercano fortuna e lavoro, come avveniva nei secoli passati, lasciando la propria terra. A differenza di allora, non si tratta di braccianti, visto che il saldo annuo negativo tra laureati in arrivo nella regione dall'estero, per lo più di ritorno dopo essersene andati, e quelli che se ne vanno si è moltiplicato per 16. Numeri che lasciano pochi margini all'ottimismo, a cui si abbinano quelli dei NEET, ossia i giovani che non studiano, non lavorano e non sono in formazione, di quelli che Michele Serra chiamerebbe gli sdraiati. In Umbria nel 2020 ce n'erano 35.000. Risorse, intelligenze e capacità lasciate in panchina, anzi sul divano. Un fenomeno che l'Agenda 2030 chiede esplicitamente di contrastare riducendo la percentuale di giovani disoccupati che non seguono un corso di studi o di formazione, ponendo come obiettivo proprio il 2020, un altro treno ormai passato. Lasciato alle spalle un 2021 di forte ripresa, come ci dice l'ultimo rapporto economico-sociale dell'Agenzia Umbria Ricerche, la regione dal cuore verde cede sul fronte occupazionale e guadagna in disoccupati, in controtendenza rispetto al dato nazionale. Questo avviene anche nella fascia 15-64 anni, sulla quale pesa il mancato recupero delle persone inattive, che non studiano, non lavorano, non fanno formazione. Esplose numericamente e forse anche psicologicamente durante il periodo pandemico. Parte dei cervelli che hanno resistito al lockdown, quelli che vogliono realizzarsi e dare un contributo alla crescita sociale ed economica, decidono quindi di fuggire. Un esodo di cui si possono scorgere le conseguenze anche attraverso i dati di Union Camere ed Intec sui brevetti registrati in Italia. L'Umbria nel 2021 si è piazzata al 14° posto con 26 domande di brevetto europeo pubblicate, ossia lo 0,57% del totale. Ed anche il tipo di brevetto è significativo, numericamente sotto la media quelli relativi a biotech, materiali avanzati, nano e microelettronica, nanotecnologie. Praticamente assenti, uno solo nel 2021, quelli relativi a tecnologie connesse a prodotti e procedure di rilevanza ambientale. Dati risicati e non troppo incoraggianti, soprattutto per una regione che per emergere dovrebbe fare tesoro di piccoli numeri demografici e territoriali, valorizzando eccellenze, competenze e ricerca. Invece a molti cervelli si rinuncia, non seguendo le richieste di Agenda 2030 e non garantendo ai loro proprietari un lavoro dignitoso con cui contribuire alla crescita della comunità regionale e del prodotto interno lordo. Di quello lordo, ma lecito e tracciato, si intende, perché invece circa il 13% degli occupati in Umbria è irregolare e rientra nel circuito poco virtuoso del lavoro nero, il cui oscuro contributo ammonterebbe ad oltre 1 miliardo di euro all'anno. Una filiera economica parallela che si sviluppa, secondo la CGA di Mestre, soprattutto in agricoltura, nei trasporti, nelle costruzioni, nella logistica e nei servizi di cura. Tutti i campi in cui all'evasione fiscale e contributiva si affianca lo sfruttamento di lavoratori spesso stranieri. Un piccolo contributo a quel miliardo lo forniscono però anche gli artigiani e gli addetti ai servizi, che scelgono di non lasciare tracce fiscali troppo evidenti del proprio lavoro. Agricoltura, trasporti, costruzioni. Sarebbero questi i settori in cui il lavoro nero trova maggiori spazi in cui proliferare. Le costruzioni, in particolare, assorbono terreno, energie e denari, lasciando segni perenni sul territorio. E sono uno degli ambiti che beneficerà di più dei fondi del PNRR.
Secondo gli studi dell'Agenzia Umbria Ricerche, l'incremento del valore aggiunto legato all'edilizia nel 2021 è stato del 30% circa, soprattutto grazie a bonus e benefici fiscali nazionali, con oltre 22.000 persone occupate, almeno ufficialmente. Perché i dati reali sembrano essere differenti, a giudicare dai più recenti controlli effettuati nei cantieri dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, da cui emerge che l'86% di essi sono irregolari. Peraltro, proprio a questo settore verranno destinati il 68% degli 1,7 miliardi che il Piano di Rinascita e Resilienza ha assegnato all'Umbria. Facile immaginare quale sarà il ritorno per la comunità di quel miliardo abbondante di euro. Insomma, per costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile, c'è ancora parecchio da fare. Il 2030 arriverà tra poche pagine di agenda, ma certi obiettivi rischiano di restare scritti a matita.